Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare un polpettone ripieno porchettato. Gli ingredienti che ci occorreranno per fare l'impasto del tritato sono 500 g di tritato di vitello, 500 g di tritato di maiale, 3 uova intere, 160 g di grana padano grattugiato, latte quanto basta, pan grattato quanto basta e poi ci servirà un voglio di cotenna. Sale quanto basta. Quindi questi sono gli ingredienti per il tritato. Poi, appena finirò di preparare l'impasto, vi dirò gli ingredienti del ripieno. All'interno di una ciotola vado ad inserire il tritato di vitello e il tritato di maiale. Metto il sale, le uova, il grana padano grattugiato e inizio a impastare il tutto. Aggiungo il pan grattato quanto basta. Metto anche un pochino di latte. La consistenza che dobbiamo ottenere è questo qua, vedete? Un impasto morbido. Adesso lo mettiamo da parte e ci dobbiamo occupare della cotenna. La cotenna dovrà essere così. Vedete? Ora, siccome in questa cotenna ci sono due buchi, andrò a rifilare un pochino di grasso e lo metterò proprio per tappare i buchi. Sicuramente tutta questa cotenna sarà troppa, quindi una volta che andrò a sistemare il tritato, poi l'andrò a tagliare in base appunto alla misura del polpettone. La dobbiamo pulire bene, la dobbiamo lavare, dobbiamo togliere eventuali peli, la dobbiamo anche rifilare un pochino. Gli ingredienti che ci serviranno per il ripieno sono uova sode, fontina, delle fette di fontina e delle fette di prosciutto. Poi vi dirò sia quante uova utilizzerò, sia le fettine di fontina e sia le fette di prosciutto. Sul piano di lavoro mettiamo un foglio di carta da forno. Andiamo a mettere il tritato. Con le mani lo andiamo a stendere. Dopo aver steso il tritato, andiamo a mettere le fette di prosciutto al centro. Fette di prosciutto ne ho utilizzate 6. Adesso metto la fontina, sempre al centro. In questo modo, vedete? Quindi le fette di prosciutto al centro e le fette di fontina sopra, ma sempre al centro. Fette di fontina ne ho utilizzate 15. Adesso vado a mettere le uova. Le mettiamo sempre al centro. Magari creiamo un solco in modo da far aderire per bene le uova. Uova ne ho utilizzate 2, 4, 6.
Adesso dobbiamo arrotolare, quindi prendiamo questa parte e la portiamo al centro e stringiamo bene, così. Ci aiutiamo con la carta da forno. Poi giriamo e facciamo la stessa cosa in questo modo. Stringiamo bene. Chiudiamo i laterali. E lo mettiamo per un attimo da parte. Riprendo la cotenna. La stendo sul piano di lavoro. Lo vado a sistemare. Dopodiché lo chiudo come una porchetta. Quindi vedete, dobbiamo chiudere perfettamente il rotolo con la cotenna. Adesso vado a tagliare questa parte che è in più, sia da un lato che da questo lato. Arrivati a questo punto dobbiamo iniziare a legare, quindi prendiamo lo spago per alimenti, lo passiamo sotto in questo modo e facciamo un nodo alla fine. Stringiamo bene, così. Adesso questo lo taglio e adesso prendiamo questo e lo passiamo lateralmente. Così. Lo giriamo una volta in questo modo e lo passiamo sotto. Dobbiamo legare proprio come una porchetta. E stringiamo. Dopo averlo legato in questo modo, vedete, adesso dobbiamo punzecchiare con un coltello la cotenna, poi prendere la carta d'alluminio e coprire i laterali. Adesso con la carta d'alluminio vado a coprire i laterali. In questo modo, sia da un lato che dall'altro. Prendiamo una gratella come questa e una teglia d'alluminio. Dobbiamo appoggiare la porchetta, il nostro polpettone porchettato, sopra la griglia, in questo modo. Vado ad invornare a 220 gradi forno statico per 30-40 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, guardate, il polpettone porchettato ha già preso colore, la cotenna. Adesso vado a togliere i fogli di carta d'alluminio. Abbasso il forno a 170 gradi. Trascorsa 1 ora e 30 minuti,
Il polpettone porchettato è pronto. Adesso lo tiro fuori e lo copro per un 15 minutini con il foglio d'alluminio. In questo modo. Adesso attendo 15 minuti. Mamma mia, che meraviglia! È arrivato il momento di tagliare il mio polpettone porchettato. Guardate che meraviglia, mamma mia, troppo troppo contenta. Vado a tagliare una bella fetta. Guardate. Devo trovare la parte con l'uovo. Ed eccola qui. Guardate. Guardate che meraviglia. Mamma mia, troppo felice. Che buona. Adesso provo assaggio del mio papino. Il mio polpettone porchettato è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Pronto? Che? Per questa prova assaggio spettacolare? Allora, vediamo un po' se è venuto buono oppure no. Qual è stato che? Tutto. Tutto. Tutto non bisogna. Tutto. Assaggio un po' di tritato, l'uovo, la cotenna, croccante, il prosciutto. Allora, mangio un po' di stupo cosa, quando io non sape. Buonissimo, non è stupuso. È bello. Morbido, succoso. Perché assaggio invece di questa cotenna. Ti conviene che te la metti tutta in bocca, no, perché è croccante. Perché non taglio un naio. Non taglia il coltello. Allora ti guido lì. Prendi quello tuo. Primo se stai da questo. È la cotenna. È croccante. E certo che è croccante. Perché un po' cucchietto. Com'è? Buono, buonissimo. Buonissima? Va bene. Ciao. Ciao, ciao.